Voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno a voi, lo sai quel sogno cos'è. Allora, torna a trovarci Roberto Raciti. Buonasera Roberto, parliamo di Onam e con Roberto Raciti ci viene a trovare il professore Riccardo Francaviglia. Devo dirvi che in tante occasioni quest'anno, grazie a Roberto, abbiamo scoperto iniziative molto interessanti, molto carine. Quella della quale vi parliamo questa sera, secondo me, è veramente eccellente, perché parla dei ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Catania, che grazie in questo caso al docente, al professore Riccardo, hanno avviato con ONAV un progetto di grafica, la chiamiamo così, di illustrazione, molto bello, perché lei ha fatto studiare ai suoi alunni il vino, giusto? Sì, sì, perché l'illustrazione doveva essere relazionata al vino, e quindi di conseguenza io, per parlare del vino, anziché parlarne soltanto, sì, ho chiamato Roberto, e Roberto ha fatto assaggiare il vino, ha spiegato come si degusta il vino, perché se uno deve illustrare qualcosa la deve conoscere. Certo, bravo. E a quel punto i ragazzi si sono messi all'opera, hanno realizzato delle prime illustrazioni che ho fatto vedere a Roberto e che noi intendiamo anche proporre alle aziende etnee che producono vino di alta qualità. Che meraviglia, ragazzi, perché oltre a essere un'iniziativa bella in sé, è un'iniziativa che può voler dire lavoro, Riccardo, perché questi ragazzi iniziano a entrare in contatto diretto col mondo del lavoro. Certo, l'obiettivo mio da docente è quello di avviare i ragazzi verso una prospettiva lavorativa, anche perché noi spesso al sud ci lamentiamo, lavoro non ce n'è, secondo me mancano soltanto le occasioni. Bisogna creare le occasioni affinché questi giovani si mettano in contatto con gli imprenditori, e a quel punto gli imprenditori magari si incuriosiscono e capiscono che basta poco per rendere un prodotto che è buono anche esteticamente bello. Perché io ci tengo a dirlo, Roberto, questa è una grande verità, e tante volte quando io non conosco un vino, e quindi non so effettivamente se quel vino possa più o meno piacermi, perché io non parlo mai di vini buoni o brutti, parlo di vini che mi piacciono o che non mi piacciono, devo dirti che tante volte l'etichetta diventa fondamentale, il colore, la forma, il disegno. Assolutamente, l'etichetta è il biglietto di visita dello stesso vino, della cantina, e quindi del prodotto di per sé, qualsiasi etichetta lo è. Per cui questo, diciamo che l'elemento fondamentale parte da Milano, parte da Expo dell'anno scorso, dove poi vi siete incontrati proprio lì, giusto? Ci siamo incontrati a Expo e abbiamo capito che avremmo potuto fare qualcosa insieme. Esatto, da qui è nato questo progetto, che era già in embrione per quello che mi riguardava, per cui è arrivato al momento giusto, nella circostanza giusta, e abbiamo fatto squadra, abbiamo creato questo team, ho creato una lezione apposta sulle etichette, sono stato all'interno dell'Accademia e mi hanno accolto come, chiaramente, come un'etichetta, quindi ero visibile da tutte le parti, e da questo ne è nato questo progetto, che ritengo sia spendibile, perché voi su rete, ma comunque è la comunicazione, è importante. Attraverso l'etichetta si comunica alla cliente, alla ipotetica signora Maria, che al supermercato o in enoteca, al ristorante, certo, e quant'altro, si accorge magari della bellezza dell'etichetta, e lì parte la curiosità. Non perché compra il vino solo per l'etichetta, esiste, certo, anche quello, certo, però parte la curiosità nel leggere la cantina, nel leggere i contenuti. Quindi è un tutto dire quello che si può creare dietro una etichetta e dietro un'immagine della stessa cantina. Che meraviglia, ragazzi! Io ci tengo anche a sottolinearvi come e quanto Riccardo Francaviglia sia un artista, perché io so, Riccardo, che tu, ci possiamo dare, certo, del tu, certo, sei tra l'altro penso anche più giovane di me, tu disegni delle storie. Sì. Le pensi, le disegni, tua moglie le colora e fate, sì, dei siamo degli illustratori, autori e illustratori di libri per ragazzi. E avete raccontato anche tante storie catanesi. Sì, sì, una fra tutte, la più importante, è Colapesce, che è una storia da tutti conosciuta, ma, certo, purtroppo non esisteva un albo destinato ai ragazzi. E abbiamo fatto quest'albo con un CD con le musiche e le illustrazioni che raccontano questa storia, che tra l'altro è proprio della nostra città. Certo, certo, abbiamo anche un lampione, per uno esempio, uno dei quattro lampioni di Piazza Università, esatto, è proprio dedicato a Colapesce. Pochi lo sanno, ma è una storia raccontata. Senti, poi vieni con Margherita Sgarlata, che, sì, è tua moglie, e parliamo meglio anche di questo progetto. Con piacere. È con molto piacere, bello. Intanto complimenti veramente. Grazie. E a proposito di ONAV, io voglio ricordare che voi davvero siete, ma in maniera pratica, sul nostro territorio, e questo ulteriore progetto lo dimostra.
Assolutamente, noi cerchiamo di esserci con i fatti, con la passione dietro, perché l'ONAV, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatore Vino, è una ONULUS nazionale. Appunto colgo l'occasione, perché abbiamo parlato di tanto e di tutto, sì, di salutare la direzione centrale che ci segue molto spesso, con il presidente Vito Intini e il direttore Michele Alessandria, con il quale abbiamo creato tante progettazioni per l'anno in corso, per l'anno 2017, e abbiamo tanto ancora da poter dire, vuoi perché in Sicilia c'è da poter dire tanto, e attraverso l'etichetta, attraverso il vino, attraverso le illustrazioni, ci sarà tanto ancora con altri licei artistici. Bravi, bravi, e ce li venite poi a raccontare eccetera, qui, eccetera, a bordo eccetera di questa astronave. E intanto complimenti veramente. Grazie a Riccardo Francaviglia, e viva la delegazione di ragazzi dell'Accademia che ci sono venuti a trovare, e viva ONAV. E quando brindiamo, noi ne approfittiamo per ricordarvi il Wine Tast, che è questo macchinario straordinario che non può mancare assolutamente nelle migliori enoteche, nei migliori ristoranti, e perché permette in maniera italiana, perché è un macchinario fatto in Italia, di conservare il vino, e soprattutto l'idea del vino è così come la si ha quando si produce il vino, quindi dal primo all'ultimo bicchiere è sempre uguale, la stiamo vedendo inquadrata in questo momento. Esatto, per cui diciamo solamente a conclusione Wine Tast. Wine Tasting. Alla vostra salute!